Tadayoshi Yamamuro, un uomo, un perché. Artista, disegnatore, animatore, appassionato di Bruce Lee e di feri di 10 dimensioni. Come tutti gli artisti, è stato talmente abile a raggiungere vette elevatissime quanto abile a sprofondare negli abissi più oscuri. Ma come si è passati da questo a questo? Per saperlo ci conviene fare un balzo indietro negli anni 80, precisamente nell'84, anno dell'adattamento animato di Dr. Slump, in cui troviamo gran parte degli studi esterni che avrebbero poi fatto la fortuna del primo Dragon Ball, dallo studio Junior a Shindo Pro, il cui supervisore è un certo Mitsuo Shindo. Tra gli animatori di belle speranze del suo studio militerà successivamente un giovanissimo Yamamuro che durante i suoi primissimi anni di carriera è però complicatissimo da rintracciare o perché il suo stile non è ancora ben definito o per la supervisione asfissiante di Shindo. Yamamuro sarà presente anche nel primo Dragon Ball in quasi tutti gli episodi di Shindo, ma anche in questo caso dobbiamo considerare le correzioni molto angolari del supervisore che sovente rende i personaggi dei pregiudicati e ci impediscono di riconoscere Yamamuro, ma anche i colleghi Teruhisa Ryu e Noriko Shibata, a meno di processi ad esclusione o disponibilità di Genga. Tuttavia, dall'arco del grande demone piccolo in avanti, si può intravedere qualche lampo del giovane Tadayoshi, seppur ridisegnato totalmente, delle sue effettive capacità, della sua innata passione per le arti marziali, avendo frequentato in gioventù un tempio Shaolin. Forse in principio il suo contributo pare impercettibile, a causa delle correzioni di Shindo che non sono proprio il massimo, ma ci sarà ben presto modo e maniera per Yamamuro di esaltare il suo talento. Difatti, se nel primo Dragon Ball il rendimento di Shindo Pro non è così stellare, specie se comparato a Junior o Last House, in Z ci sarà effettivamente un cambiamento dall'arco di Namek, in cui il buon Tadayoshi comincerà a farsi notare ulteriormente in qualità di migliore animatore di Shindo Pro e anche di miglior disegnatore dello studio. Pian piano le correzioni di Shindo divengono sempre meno pesanti, favorendo così una crescita esponenziale nel rendimento dei suoi episodi, soprattutto grazie alle scene di Yamamuro. Ed è esattamente nell'arco di Namek inoltrato, in cui assistiamo alla sua esplosione come artista attraverso un'angolarità molto più sofisticata di quella di Shindo e dei suoi colleghi, ma non meno espressiva, e delle animazioni con una quantità ridotta di in-between, ma che lasciano trasparire tutto il suo studio sulle arti marziali. Quando mai si vede Freezer assumere una posa da combattimento? È in realtà possibilissimo se è opera di Yamamuro. E nel frattempo c'è già qualcuno che si sta accorgendo del suo progresso, non solo all'interno di Shindo Pro, prima del ruolo di assistente supervisore degli ultimi episodi dell'arco di Namek e nell'arco filler di Garlic Jr., e successivamente come nuovo supervisore dello studio sostituendo Shindo nell'arco degli androidi, ma soprattutto all'interno della Toei, la quale sta osservando il suo rendimento e la sua abilità di lavorare velocemente, requisito assolutamente indispensabile per tale studio, e intende organizzare dei media in futuro sfruttando al massimo il suo talento, che nel mentre sta divenendo sempre più raffinato e, mi permetto di dire, non tenendo il passo di Toriyama ma addirittura superandolo. Non è affatto un'iperbole, in questo periodo il suo rendimento eccelle davvero, la sua supervisione è dominante ma di qualità assoluta, così che nel 93 la Toei è risoluta nell'effettuare il più classico dei cambi della guardia, sostituendo lo storico designer del personaggio Minoru Maeda con due nomi più forti e freschi, Tadayoshi Yamamuro e Katsuyoshi Nakatsuru, che avrebbero condiviso suddetto ruolo nell'arco di Buu in GT e dal film di Broly fino al Cammino dell'Eroe. Tuttavia, se in quest'era Yamamuro appare più come co-designer rispetto a Nakatsuru, specialmente nei film, è in realtà proprio lui che ricoprirà il ruolo di supervisore a partire dal film di Broly, contribuendo così al primo rinascimento di Dragon Ball dopo 7 anni di messa in onda, dopo che il tratto di Maeda stava apparendo sempre più stantio e logoro, e di contro Yamamuro non cessa di evolversi, raggiungendo nell'arco di Buu il massimo splendore artistico, in cui non si limita a supervisionare i suoi episodi, ma anche a correggere i primi lavori di K-Production o l'episodio 245, quello in cui Goku si trasforma in Super Saiyan 3. Se non è accreditato, è solo perché ormai il suo stile è così inconfondibile da non necessitare ulteriori prove. Provate anche a comparare le sue correzioni nei film di Bojack con quelle del film di Hildegarn, come conferma del suo progressivo cambiamento. Insomma, ormai nell'anno 95 e anche nel 96, Yamamuro è senza dubbio l'artista migliore della serie. E fin qui la storia è lusinghiera per la sua carriera, ma dopo il 95 qualcosa comincerà a scricchiolare, se non durante GT, almeno negli anni 2000 in poi. Perché?
Sarà per via dei riflessi sulla pelle e sui capelli che anche Toriyama stesso era solito aggiungere nelle sue illustrazioni? Beh, sarebbe anche motivo valido se considerassimo due fattori: la frequenza e il passaggio dal rodovetro al digitale. Logicamente i riflessi sui personaggi, usati meno frequentemente, appariranno molto meno plasticosi a rodovetro rispetto al digitale, come invece accadrà nei media anni 10 come Super. E se permettete, per quanto i riflessi sui capelli siano assolutamente orribili, per dire manco in Daima li accetto, dando loro un effetto come i mattoncini Lego, nei film di Broly di Bojack erano blu e andavano più che bene, essendo una tonalità molto più vicina al nero naturale rispetto al grigio utilizzato in epoca contemporanea. Ma questo non può essere di certo l'unico motivo, ce ne deve essere per forza un altro, tipo i muscoli disegnati sempre più contratti e meno rilassati, o gli indumenti con troppe pieghe, baggy, che irrigidiscono i movimenti di netto e rendono letteralmente il lavoro degli animatori in inferno. Anch'essa è una tesi interessante, ma siamo ancora distanti dalla vera causa del declino di Yamamuro. Potrebbe essere anche la carente simmetria dei suoi modelli attuali, che comunque si collega al punto precedente. O magari non è più bravo come animatore rispetto ai vecchi tempi, che è più una conseguenza che una causa, onestamente, sempre in virtù di quanto riportato finora. O ancora l'aver trasformato le linee degli occhi a parallelogramma in dei rettangoli che rendono le figure molto più inespressive e prive di vitalità, o il naso a barchetta, o l'essersi cimentato in altre mansioni come regia e storyboard che sembrano prettamente legate a delle noiose abitudini come l'inquadratura in mezzo alle gambe, il primo piano a scorrimento o il pugno, ma quantomeno è ancora capace di comporre delle coreografie solide a discapito dei suoi vistosi limiti. No, non sono questi i motivi, perché il vero motivo del calo drastico di Yamamuro è il non essere mai cambiato veramente, il non essersi mai rinnovato. Tutti questi punti elencati finora sono solo i contorni della portata principale vera e propria di come sia rimasto fedele alla sua linea artistica dei tempi migliori, ignorando però il fattore temporale che chiaramente influisce sul suo rendimento, divenuto sempre più scarico anche se apparentemente analogo al passato. E se escludiamo lo speciale del 2008, Yo, il ritorno di Goku e i suoi amici, il terzo millennio rappresenta in pieno la sua parabola discendente, dalle intro dei giochi Budokai 2 e 3, al mesto remake di Piano dello Sterminio dei Saiyan, dai due film degli anni 10 fino a Super, aggiungendo anche Heroes, Yamamuro si è fortemente abituato ai suoi stilemi da rimanerne fossilizzato e primariamente non più in grado di proporre niente di peculiare che lo smuova dal suo stesso tedio. Sia chiaro, non è che abbia imparato all'improvviso a fare il suo mestiere, dico solo che il suo rendimento contemporaneo è fin troppo blando e lineare da poter essere realmente soddisfatti. L'età è sicuramente un alibi, esattamente come è successo con Kazuya Isada, che ha avuto problemi simili in One Piece, ma non è una regola fissa. Se osserviamo l'evoluzione di Naoto Shishida e Naoki Tate, che avranno tipo soltanto 4-5 anni in meno, è il suo approccio stesso a mostrare tutti i segni del tempo, proprio come accadde con Maeda molti anni prima, ed è anche per questo che ogni qualvolta non vedevamo traccia di riflessi, era una specie di sollievo. E proprio per fornirvi di un'ulteriore prova della sua assuefazione alla mediocrità, proviamo solo ad accostarlo ad artisti come Yuya Takahashi, Naohiro Shintani e Chikashi Kubota, tutti con delle idee personalizzate che, anche senza proporre niente di così innovativo, sono comunque superiori allo Yamamuro attuale. Per farvi capire, Takahashi è più simile al vecchio Yamamuro di Yamamuro stesso. E questo è quanto, non ho voluto proporre una linea temporale che descrivesse tutti i passaggi del suo declino, ma spero comunque di essere stato esaustivo e di aver argomentato sufficientemente. In conclusione, ogni forma d'arte ha bisogno di rinnovarsi, dalla pittura alla musica. Voglio dire, ci sarà un motivo se il Rinascimento non è durato fino al 700 o se il grunge è morto dopo il 94, esattamente come i meme nascono e poi muoiono. In quanto Yamamuro è stato tanto capace ad evolversi 30 anni fa quanto a ripudiare ogni forma di cambiamento poi. Per il resto fatemi sapere la vostra, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi serve raggiungere il migliaio prima della fine dell'anno per poter ragionare con più calma e magari variare un po' di più con i contenuti. Grazie per la visione e ci vediamo alla prossima.